Ciao, siamo tornati alla Tolla. Dietro di noi c'è una spiaggia bellissima, quella più famosa di Tolosino, si chiama la Tolla Cove. Siamo molto vicino in spiaggia anche adesso. L'acqua non è caldissima in realtà, però c'è il sole, quindi si sta bene lo stesso. E soprattutto ci sono gli uli maligni, che non sono mai zitti. Tra poco andiamo a vedere le foche in un'altra spiaggia più vicino. Questa zona qui sono sia le foche che gli uli maligni. Stanno belli spiaggiati sulla loro scogliera, stanno da Dio. Un sacco di uccelli giganti sulle scogliere, è un posto molto bello. C'è la scogliera, c'è un sacco di case dietro, bar panoramici, molto molto bello. Ciao! Siamo arrivati su una scogliera dove ci si può avvicinare tantissimo ai leoni marini. Ce ne sono tantissimi. Spiaggiati come al solito. Ce n'era uno prima che stava quasi attaccando una ragazza. Non attaccando in realtà, cioè si stava avvicinando molto, però. Le intenzioni sembravano quelle. Sono un po' spaventate le persone. Ah, sono troppo divertenti. Oddio, lui sta facendo lì. Guarda che sono fatta. Dio. Dormono da Dio. Ciao! Ciao! Siamo sopra San Diego, alla Old Town, alla città vecchia. È stato costruito un parco storico dove c'è stato, dove c'è fu il primo insediamento di case, abitazioni di origine spagnola intorno agli anni 1850, e hanno costruito questo parco, questa zona, deponendo gli edifici antecedenti, diciamo quelli più recenti, e poi hanno costruito tutti gli edifici. E siamo a rischiare un po' negli anni fine 1800, inizio 1900. Sono tutte le case ristrutturate con tutti i negozietti, musei, il parco, il museo, tanti negozi di souvenir. C'è una bella atmosfera, molto è da vedere. Qualche cactus? Cactus in giro, c'è anche una parte di quartiere messicano con tutti i negozi messicani, i ristoranti messicani, i soliti souvenir messicani, chiaramente. Carino, sì. Molto. Poi c'è il sole oggi, si sta bene. Ciao. Ciao. Siamo alla Tolla Gardens, questi simpaticissimi cactus ovunque. Laggiù in fondo c'è un'immensa pianura deserta. È pieno di questi cactus. Amanda sta attenta a tutti gli animali pericolosi perché ce ne sono molti qua, ci hanno detto. Però stiamo attenti dove camminiamo. Giusto, Amanda? Sì. E bisogna stare attenti anche a non toccare i cactus, perché hanno delle spine molto ma molto fastidiose. Chiaramente come tutti i cactus, tra l'altro. Questi sembrano molto cattivi, in effetti.